Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui in questo nuovissimo video dove vedrete un attacco fatto con i P.E.K.K.A. livello 5. Veramente un attacco epico, l'ha fatto il mio capoclan, non io ovviamente perché purtroppo non ho questa truppa, cioè ce l'ho ma ce l'ho a livello 3, quindi purtroppo non ho potuto fare questo attacco veramente fighissimo. Però ragazzi, comunque lui me l'ha fatto, quindi lo saluto e lo ringrazio. E niente, vediamo che ha usato subito 9 P.E.K.K.A., li ha messi tutti in un punto del villaggio e li ha fatti entrare grazie anche a degli spaccamuro. Quindi ha usato anche tipo 9 spaccamure, qualche arciere del castello del clan e vabbè, assieme anche il re barbaro, mentre incantesimi ha usato furie, due furie, un congelamento, un fulmine e un salto, quindi veramente un attacco epico. Vabbè, guardiamo il villaggio, un villaggio abbastanza forte, mura all'8, municipio al 10, quindi torre inferno e robe varie, e non era facile ragazzi, perché comunque i P.E.K.K.A. sono veramente un'unità birichina che vanno dove vogliono. Infatti io le prime volte che li usavo tipo andavano intorno al villaggio e morivano completamente perché tutte le difese li aravano completamente, e questo secondo me è uno dei difetti del P.E.K.K.A. Perché comunque non attacca una truppa, un edificio in particolare, scusate, e quindi diciamo si disperde un attimo nel villaggio. Però comunque come supporto ad altre truppe è veramente una cosa fantastica. E comunque, cioè, guardate, sono giganti, sono fighissimi da vedere e cioè, guardate, con le furie diventano una cosa devastante. E niente ragazzi, per l'attacco era tutto, adesso godetevi la fine dell'attacco, ho fatto 2 stelle facili diciamo. Purtroppo non ha potuto usare la regina perché ce l'aveva in upgrade, ma comunque ci accontentiamo di questo attacco. E niente ragazzi, cioè questo era il nostro bellissimo attacco. Adesso vi dico un attimo 2 cose, già che ci siamo, per riempire il tempo che avanza. Vabbè, questo video non sarà molto breve perché l'attacco comunque è breve. Vi ricordo di passare per la pagina Facebook perché comunque mi fa sempre piacere. E adesso lì sono comunque più attivo, metto più post, foto, robe varie. E vabbè, un'altra cosa che volevo dirvi è che probabilmente ci sarò al Games Week a Milano, quindi ottobre, così se ci sarete anche voi potete iniziare a farmelo sapere, che magari ci incontriamo, potremo fare le cose. E avevo anche in mente di fare le magliette con scritto tipo Yakidale. Inizierò sicuramente a farne una o due per me da usare mentre faccio i video, tipo adesso, e poi vedremo se magari fare anche un mini negozio online dove potrete comprare le mie magliette. Fatemi sapere se questi vi piace, perché comunque è un'idea un po' stramba, cioè, cioè non è che siete in tantissimi per fare delle magliette da vendere. Però comunque se iniziate a chiedermele in 10, 20, così magari le potrei anche fare. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto potete lasciare tranquillamente un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.